Eccoci qui, siamo su Heavy Rain. Continuiamo dove abbiamo lasciato lo scorso episodio e cerchiamo di oggi andare avanti più del solito. Oh mio Dio! Beh, oh mio Dio, poi rimani lì. Allora, un attimo che devo attivare... Ok. Il gamepad. Ah, ok, me l'ha preso. Perfetto. All'inizio c'è sempre questa cosa che non riconosce il gamepad. Non riesco a passare. Ok. Pesante, pesante. Adesso ce la faccio, dai. Cioè, questo praticamente è stato, come si dice, folgorato in tutte le salse. Sì. Ethan, mi senti? Si ricorda il mio nome? Wow. Non... no. No. Allora, un attimo soltanto, fammi capire cosa faccio se... aspetta, allora, così. Aiutarlo, spiegazione. Allora, così. No, scusa, devo fare una prova, scusate. Va bene, forse così. Ah, lo guardo e... allora, qui... Sono bruciature quelle sul petto. Te lo chiedi o te lo chiedi? Piano che gli fa male. Dovrò toglierti i vestiti per... Sì, calma. Allora rifacciamo. Hai un febbrone da cavallo. Va bene, febbrone da cavallo. E allora, se faccio così... No. Sono ustioni molto gravi. Ah, ok. Non so se potrò fare qualcosa. Ma sì, sappiamo fare noi. Le tue braccia sono messe davvero male. Devo disinfettare le ferite. Cioè, con tutti i vetri che c'erano, dovrebbe avere delle ferite sotto agli avambracci. Va bene. Allora, solito cassettino dei medicinali. Non sono un dottore, ma farò il possibile. Allora, medicina e pomata bende. Allora, direi di disinfettare, perché noi siamo intelligenti. Sì. Davvero qua, sul petto? Merda, è disinfettante. Non è l'ideale. No, infatti... Chiedo scusa, era un dubbio mio. Qui invece va bene. Ma che devo fare? Ah.
Ho disinfettato le ferite. Brava. Allora direi di pomatare. Tipo foil. Non volevo fare delle pubblicità. Allora, Vicks Vaporub, così, ancora pubblicità faccio, ma dai. Beh, insomma. Dovrebbe calmare il dolore. Bende? Allora, nel braccio sicuramente. So, già. Così. Ma dai, ma dovevo continuare. Ma non ho parole. Mi viene un giradito. Sì. La... Ma sangue, Guglielmo, devo tenere premuto. Cioè, nel senso, devo fare flicchi, flicchi, flicchi. Ecco, flicchi, 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 flicchi. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Non posso fare altro. Come ti senti? Ethan. Ho perso conoscenza. Cioè, mica... Non mi resta che aspettare e sperare che si riprenda. Ma tipo, non c'erano delle medicine da dargli qua, avevamo detto? Niente? Una pastiglia, una pillola, niente. Magari io le dovevo dare subito, questo non si sveglia più. Vabbè, dai, abbiamo salvato il fegato, niente medicine. Solo bende e amore. Come ti senti? Bene, direi. Potrei stare meglio. Per quanto ho dormito? Per circa 3 ore. Perché credevo di più. Queste attenzioni? Non mi conosci nemmeno. Ma scusa. Ricordo, dai. Quando ero piccola... Ero sempre io quella che curava i miei fratelli quando si azzuffavano con gli altri bambini del quartiere. Forse... Forse mi piace fare l'angelo custode. Avevi detto di essere qui perché soffri di insonnia, giusto? Io ho attraversato un periodo molto difficile in questi ultimi mesi. Il genere di cose che vuoi solo dimenticare. E cerco di fare del mio meglio, ma non è facile. Pericolo. Sembra che tu abbia una vita pericolosa. Già, ma non per mia scelta. Scusa o ipotesi? Hai a che fare con la mafia? Devi soldi a qualcuno o roba del genere? Senti, ti sono molto grato per l'aiuto, ma per il tuo bene è meglio che tu non faccia domande. Voglio aiutare. Questo si incavola, io ho fatto la domanda sbagliata. Forse posso aiutarti. Nessuno può aiutarmi. Hai già fatto molto, Madison.
Bene. Allora vado. Mi ricorda. Sta attento. Molto Daredevil con la sua infermiera. Allora. Hop. Hop. Un gecko? Sei pronto a sacrificarti per salvare tuo figlio? 9711 Marble Street. Ma non sono stato io, ve lo giuro. Non ho niente a che fare con quella storia, non sono un assassino. E perché sei scappato quando volevano interrogarti? Ero in libertà condizionata, mi ero dimenticato di firmare. Non volevo tornare in prigione. Ho visto i poliziotti e sono impazzito. Non ragionavo più. Abbiamo verificato. Ha un alibi per almeno 3 omicidi. Merda, era il colpevole perfetto. Cazzo! Ash. Ok. La madre di Sean Mars è qui. Vorrebbe parlare con voi. È stato qualche mese fa. Nel cuore della notte. Volevo parlare. Aveva dirotto. Ethan rientrò a casa fradicio, erano circa le 3. Gli chiesi dove era stato. Lui disse qualcosa, affogare, pioggia. Non aveva alcun senso. E c'era qualcosa. Qualcosa nei suoi occhi. Come se non fosse davvero lui. Forse non significa nulla, ma il giorno dopo ci fu quell'annuncio su un'altra vittima dell'assassino dell'Oriano. Trovate mio figlio, vi supplico. Sono il tenente Carter Blake e questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo e non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. Allora, insistere con lo psicologo. Lei ha il dovere di dirci ciò che sa. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. Ma guarda questo. Ragioniamo. È suo dovere informare la polizia nel caso abbia dei sospetti su un suo paziente, dottore. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. Allora... calmare Blake. Blake, basta così. Andiamocene. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei farà il bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza. Allora, Raj, ordina. Smettila, immediatamente. Lei... non Blake... Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Dai, chiama la polizia. Oddio, minacciare nessun diritto, minacciare. Se non lasci subito quest'uomo, sarò costretto a fare rapporto e tu perderai il caso. Che cazzo di problema hai, Norman? Te la fai sotto? Non vuoi salvare il piccolo Sean Mars?
Voglio salvare Sean Mars tanto quanto te, ma non per questo infrango la legge. Quindi piantala immediatamente con queste stronzate! Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche. Un origami. Ash, recupera tutte le unità disponibili per trovare Ethan Mars. Voglio un uomo davanti a casa sua giorno e notte. Informa tutte le agenzie per avviare le ricerche. Voglio pattuglie in stazioni, aeroporti e fermate degli autobus. Ogni singolo poliziotto deve stargli addosso. Dobbiamo sempre sapere dov'è. Sì, Ethan Mars è l'assassino dell'origami. Ok, continuiamo. Questi episodi sono corti e vale la pena andare avanti il più possibile. Salve, buon uomo, io cerco lei. Bel tiro. Grazie. Venga, signor Shelby. Prende un caffè? Peccato che io ero entrato dall'altra parte del campo. Lei gioca? Sì. Ho provato una volta e il proprietario del campo ce l'ha ancora con me. È uno sport interessante. Richiede forza, ma anche sangue freddo e precisione assoluta. Che ne dice di giocare un po' con me? Qui non c'è alcun pericolo di rovinare i green. Ok. Tolga la giacca e prenda una mazza. Ho giocato anch'io in un campo così. È stato carino. Peccato che al primo colpo mi è volata la mazza giù. Vabbè, chiusa parentesi. Così. Avevo paura a prendere la mazza. Grazie, le vedo le palline. Credevo uova, eh. L'importante è impugnare la mazza nel modo giusto. Quando è pronto, sì, lo so. Tiri. Allora. Up. Up. E swing. Perché? No. Allora, riproviamo. Questa non me l'aspettavo, eh. C'è veramente il quarto dito. E snips. Beh, è solo la prima pallina. Provi a metterci più forza la prossima volta. Sì, l'avevo capito, grazie. Presumo che non mi abbia invitato solo per giocare a golf, vero? Ho sentito che lei è interessato a mio figlio. Esatto. Vorrei capire se Gordy è collegato alla scomparsa di quei bambini. Mio figlio non ha niente a che fare con quella storia. Allora non ha da preoccuparsi per qualche domanda.
Indagare su mio figlio è una perdita di tempo. Gli ho già detto che non c'entra. Adesso io lancio la pallina più lontano. Con tutto il rispetto, signor Kramer, sono io che decido su chi concentrare le mie indagini. Sai com'è. Tom. Sono un uomo influente, signor Shelby, e pago molto bene la fedeltà. Sta cercando di comprarmi? Diciamo solo che sto cercando di sondare i suoi interessi. Quanto vuole per lasciare in pace mio figlio? Temo mi abbia frainteso. Non mi piace questo gioco. Stia lontano da mio figlio, signor Shelby. Altrimenti se ne pentirà. Buona giornata, signor Kramer. Nervosetto, eh? Qua piove sempre. Ok, siamo all'indirizzo. Tutti posti abbandonati e strani. Ciao Topino, ciao Topina. È un serpente questo? Ma cos'è? Lucertole di porcellana. Ah. Sembrano nuove e fuori luogo rispetto a tutta questa vecchia robaccia. C'è qualcosa dentro? Ma rompila. Snaps. C'è niente. Adesso va a finire che quello lì che vedo è invece un serpente vero così. Faccio una brutta fine. Ma che carini che sono queste cose. Sì, qui c'è qualcosa. Rompilo. Una chiave. Come hanno fatto a metterla dentro? C'è anche una porta col geco. Ma è un geco. E qui? Guarda, c'è un altro. Un altro, ma non posso fare niente perché la chiave ce l'ho già. Ok. Oh no, un video. Sei pronto a soffrire per salvare tuo figlio? Eh? Hai 5 minuti di tempo per tagliare la falange di una delle tue dita di fronte alla telecamera. Ma siamo pazzi? Se riuscirai, avrai la tua ricompensa. Ma non ci posso credere. Allora, vediamo un po'. Una sega. No, non voglio sapere di una sega. Non ti sedere che non abbiamo tempo. Cosa c'è qua? Fammi vedere. Cos'è questo? Ma cos'è?
Non è tagliente. Andiamo in cucina. Cosa c'è di bello qua? No, ma con la sega no, la sega è... No. Ma ho scelto questo coso. Girati. C'è un'accetta. No, voglio l'accetta, c'è un'accetta. Quello è meglio. Colpo secco e via. Aspetta, non posso buttarla via. Nessuna scelta. Strumento. Dov'è strumento? Ma insomma. B. Devo trovare un oggetto affilato. Qualcosa con cui eseguire un taglionetto. Non voglio strapparmi via la carne. Esatto. Non c'era l'accetta qui. Perché io dico perché? Ma guarda te. Cambia visuale. Non c'è nulla. Un oggetto affilato. E ok, l'ho messo via. Non so come ho fatto. Prendi l'accetta. Esatto, dai, questa filata si vede. Sì. Sì. Disinfettante? Ah. Devo disinfettare la ferita se voglio avere una possibilità di sopravvivenza. Quindi. Ma tipo. Sarà lì disinfettante, dai. Oddio, ma come si fa a fare una roba così? Snaps? Lì. Andiamo a cercare il disinfettante. Ti restano ancora 4. Stai zitto che. Ma dai. Eccolo. Soltanto disinfettante. Ma tipo un qualcosa per cauterizzare? Vediamo. Nessuna. No, fammi vedere bene quelle lettere. Abbandonare, nessuna scelta impossibile. Rifiutare, no. Allora, boh, non lo so. Io provo così, Non ho parole, ma come faccio a fermare? Oh mio Dio. Allora, Zack. E. No, prendilo. Zack. Aspetta, ma forse prima devo disinfettare. Un attimo. Allora, left. Lì. Ma non... Ecco, tipo. Così. Ti restano ancora 3 minuti e 30 secondi. Lo bevi? Allora, zip. Mio Dio. Non ho parole. Questo qua è demente. Mica me lo fai vedere, vero? Dai! E quindi? Ok, riprovo. Ma come devo fare? Non riesco a capire. Prova, fallo. Dai. X. Ma dai. Che passa il tempo. Ti restano ancora 3 minuti. Tasset. Madonna. San Guglielmo? Demente di un tipo? Io non so chi è. Ma dico io. Dai, prendi sul dito che si può riattaccare con le tecniche moderne. Sotto la scrivania. Cosa? Ma guarda questo demente qua. Sotto la scrivania. Anche.
Ma c'è praticamente sott'acqua. Roosevelt, dai che Roosevelt, però i numeri non li sappiamo. Qua non potevi prendere il tuo dito, metterlo nel ghiaccio e... Sì, ma io non ho capito, là c'era pieno di acqua. Allora, c'è qualcosa che non va perché... Siamo in posizione. Ah, ecco. Perfetto, che nessuno si muova fino al mio segnale, chiaro? Appena mette un piede fuori, lo inchiodiamo. Bene, tenente. È una fortuna che abbiano visto l'auto. Ma che fa lì dentro? Illuminami, sei tu il criminologo, no? Sei tu che dovresti essere dentro alla sua mente. È questo. Quello che so di Ethan Mars non corrisponde al profilo dell'assassino. Io invece so cosa sceglierebbe la giuria tra le tue teorie e delle prove concrete. Cazzo ci fa qui quella ragazza? Mars esce ora e nei guai. Che facciamo, tenente? Interveniamo. No, aspettate. Sta entrando. Ma come fa a sapere lei che bisogna andare qua? Non vogliamo nessuno nei paraggi quando Mars verrà fuori. Ethan, cos'è successo? La polizia, ecco. Credo vogliano arrestarti. Ci serve un'altra via di uscita. Merda. Che cazzo fanno là dentro? Siete pronti a intervenire? No, state lì. Allora, no, di qua no. Ethan. Ma dai. Oh, se non tocchi bene ancora. Ora sei strano. Dai che questi arrivano, va. Merda! Come? È troppo in alto. Trova qualcosa, tipo qua, uno scatolone, un che roba. Trovato. Pronti al mio via. Sta zitto. Ora sta qui, Jaden. Te lo scordi. Io vengo con te. Due uomini alla porta, gli altri in posizione. Via! Dai.
Da questa parte. Dai. Svelto. Sparo! Avanti! Forza! Io non ce la faccio. Mani in alto! Tenente. Un uomo e una donna escono dal vicolo. Una donna? Merda! Deve essere quella di prima. Scendete tutti! Sono nel vicolo! Seguiteli! Oh mio Dio! La metropolitana. Sì, dai. Alto là! Ma che fai? No! Ma... Non sono qui per giudicarla. Voglio solamente salvare suo figlio. Siamo ancora in tempo, ma per poco. Mi aiuti, Ethan. Mi dica cosa sa. Fiducia? Ethan, io voglio aiutarla. Voglio solo capire che cosa è successo. Ma lei si deve fidare. Proviamo con le vittime. Guardi qui, Ethan. Dia un'occhiata a queste. 8 fotografie. 8 vite strappate. Affogate in quella stramaledetta pioggia. Lo riconosce, vero? È suo figlio, Ethan. Questo è Sean ed è ancora vivo. Mi parli, Ethan! Dica qualcosa! Allora, proviamo col convincente. Lei ha perso, Ethan. Che cosa cambia, una vittima in più o in meno? Eh? Io ho rapito mio figlio. Ma non ricordo che cosa è accaduto. Non so dove si trovi. L'unico modo per trovarlo è lasciarmi uscire di qui. Sono il solo che può salvarlo. Allora, scettico? Dice di poterlo salvare, ma non sa dove si trovi. Tutto questo non ha senso. Amo mio figlio. Amo mio figlio. Tenetemi qui. E Sean morirà.
Il tempo sta per scadere. E francamente, non mi importa perché l'hai fatto. Tutto ciò che voglio sapere è dove hai nascosto Sean. Io non lo so. L'avrei già salvato se sapessi dove si trova. Ok. È la tua ultima chance. E questa volta ti consiglio di pensarci bene prima di rispondere. Dove hai nascosto Sean? Ve l'ho detto, io non lo so. Avanti, bastardo! Stavo aspettando questo momento. Allora? Forza, zitto! Tira fuori le palle! Palle. Hai questo è passo. Forza! Giochiamo allora! Questo è passo. Tu sei pazzo, Blake! Sì. Questo ti costerà il distintivo! Sì. Levati dalle palle, Norman. Prima che mi venga voglia di dipingere le pareti con quel tuo cervello del cazzo! Allora, qui non facciamo più nulla, se no non saremo usciti. Non ho idea di cosa devo fare. Devo andare qua, alla polizia. Devo andare qua. Cos'è questo? Accendi la... Ma dico, io mi trovi... Cioè, che cavolo sta facendo? Mi serve qualcuno. Blake cerca di estorcere una confessione al sospetto. Lei deve intervenire. Cos'è più importante, Norman? Trovare il piccolo Sean Mars o risparmiare qualche livido a questo fallito? Ma non si può fare una frittata senza rompere qualche uomo. Maledizione! Ethan Mars è innocente! Dobbiamo rimetterci a cercare Sean se vogliamo avere qualche chance di trovarlo vivo! Questo caso la sta consumando, Norman. Dovrebbe prendersi una pausa di riflessione. Parole, non prendere troppi... Non prendere... No, ma dai, non prenderlo. Non ho fatto in tempo a premere, io non so cosa succede adesso. Siamo proprio a posto. Sì, ma anche te, perché mi fai suonare, scusa? Ma come faccio? Non ci capisco più niente. Sì, dai, sì, lascia perdere. Ma dico, stavo impazzendo. La sua vodka, signore. Oh, grazie. Grazie. Se mi è concesso dirlo, ha l'aria preoccupata, signore. Qualche problema con le indagini? No, con il joypad. Blake è convinto che il colpevole sia Mars. Lei no? Pensavo ci fossero delle prove a suo carico. Sì, è vero.
ma c'è qualcosa che non quadra. Il suo profilo psicologico non corrisponde, e nemmeno la delineazione geografica. Non ce lo vedo, questo padre, affogare 8 bambini e poi rapire il suo stesso figlio. Mars non è l'assassino dell'origami. Ci scommetterei la vita. E chi allora? Non ne ho la più pallida, fottuta idea. Forse dovrebbe riconsiderare gli indizi in suo possesso. È quello che pensavo di fare. Un'ultima cosa, signore. Se mi permette, dovrebbe evitare di esagerare con lei sa cosa. È pericoloso. Molto pericoloso. Mi ricorda Shining, stavo dicendo. Sto cercando di controllarmi, ma... ma è difficile. Sì. Diventa sempre più difficile. Sì, perché non leggevo bene. Se non sta attento, finirà con l'ucciderla, signore. E ciò sarebbe piuttosto spiacevole. Dov'è Wendy? Allora, l'ambiente... andiamo sugli indizi. Va bene, abbiamo qualche novità. La registrazione di una telecamera di sorveglianza vicino al parco il giorno in cui Sean Mars è scomparso. Credo non ci sia nulla di interessante, ma non si sa mai. Allora, analizza. Un modello di Chevrolet che corrisponde alle tracce degli pneumatici. Alle 16.02 diretta verso il parco. Ripartita nella direzione opposta alle 16.37. All'incirca l'ora in cui Sean Mars è scomparso. Che sia l'auto del killer. Delineamento geografico. Nessun dato. Ok, quindi è presto. Allora, seleziona. Peccato che non si veda il volto del conducente. Analizza. L'auto è rubata. Vediamo. Ecco qua. Jackson Neville. Sospettato del furto, ma in seguito scagionato per insufficienza di prove. Jackson Neville. Orchidea. Tutto così? Delineamento geografico? Niente. Torniamo alla... no. All'auto noleggiata, che sono curioso. Vediamo se c'è un delineamento... cioè rubata, volevo dire. Da dove è stata rubata? Ma allora hai rotto, veramente. Ok, origami. Ok, là c'era qualcosa. Tracce di pneumatici. Nessun dato. Abbiamo solo per ora la posizione dell'origami. Ma scusa, qua ci dovrebbe essere un dato, no? Va bene, dai, diamo un'occhiata ancora. Chevrolet.
Jackson Neville. Jackson Neville, conosciuto anche come Mad Jack, implicato in numerosi casi di traffico di veicoli rubati. Considerato un individuo molto pericoloso, potrebbe aver procurato il veicolo all'assassino. Un po' debole come teoria, ma per il momento è tutto quello che ho. Ah. Il fatto è possibile che non mi ha fatto vedere un collegamento geografico. Allora. Mars ha confessato? Non ancora. Ha perso conoscenza. Lo facciamo riprendere e poi proseguiamo. È più duro di quanto pensassi. Duro o no, crollerà. Lo fanno tutti. Ehi tu. In ogni caso, i miei complimenti, tenente. Ha svolto un ottimo lavoro. Sì. Ho indetto una conferenza stampa, inizierà tra circa un'ora. Sarà un momento memorabile. Ma non vuole aspettare di avere la sua confessione? Non serve. È lui il colpevole, è ovvio. Ma alla stampa non interessa altro. Ethan Mars è innocente e crede di essere l'unico a poter salvare Sean. E se avessi ragione, non ho altra scelta. Devo farlo uscire di qui. Infatti. Tu puoi andare, vattene, lasciaci soli. Lasciaci soli. Esatto. Ma il tenente Blake ha ordinato per di... Per favore, lasciaci soli. Come vuole. Se ha bisogno io sono fuori. Certo. Merda. Ethan, va tutto bene? Sta buono, vorrei mica anche tagliarti un braccio, cioè la mano. Allora, right button. Left button. Su. Devo andarmene da qui. Devo salvare mio figlio. Cercherò di aiutarla. Allora, vediamo. Allora, intanto devo capire una cosa. Io l'ho accesa o l'ho spenta la videocamera? Cos'è che... Aspetta, che qua mi ha detto qualcosa. Fare uscire. Ah. Troverò un modo per farlo uscire di qui, Ethan. Non si muova. Tornerò presto. Ti firmo. Ciao. Buongiorno. Dunque devo capire se quella videocamera è accesa o meno. Perché io l'ho premuta per avere una prova, ma forse non dovevo farlo. Direi che... trovare un modo. Allora, una uscita. Intanto controlliamo qui. Bene. Poi qui. Vuoto. Perderemo un po' di tempo, ma forse ne vale la pena. Cosa fa questo? Cosa fai? Nel numero 5 abbiamo detto. Nel 6? Ok. Oh.
Permesso? Grazie, gentile. Non capirò mai cosa devo fare. Semplice, non andare qua. Allora, andiamo a vedere là. Ma tutti in mezzo? Deve, ti sistemo poi. Ok. Non si può andare. Qui? Questo è il mio ufficio? Esatto. Allora, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare nel mio ufficio. Direi di no. Devo creare un diversivo. Brutta me la vedo. È un po' dispersivo come ambiente. Scusate, non è colpa mia, i controlli che sono particolari. Se mi siedo perdo tempo. Ma mi appoggio così. Vediamo se c'è utilità in questo comportamento. No. Allora, qui niente. Questa è l'uscita. Ok. C'era la conferenza stampa, ha detto. Guardia, tracce, paura. Allora, vediamo tracce. Dovrei riuscire a portarlo fuori di qui senza farmi notare. Ok, quello l'avevo capito, sai. C'è una bomba nell'edificio. Poi, chiediamo... Un attimo, dov'è che sto andando? Allora, chiediamo ancora qualche indizio. Guardia. Devo riuscire a disfarmi della guardia se voglio liberare Mars. La guardia quale? Quella dentro. Vediamo se riusciamo. Telecamera. Una telecamera. C'è una telecamera di sorveglianza nella stanza di Mars. Ci deve essere il modo di disattivarla. Oh santa, che complicanza. Quindi la telecamera non è questa, ma è una telecamera dentro nella stanza che io non riesco a vedere. Gary, fatti una pausa. Penso io a lui. Sicuro? Una pisciatina me la farei volentieri. Se deve sistemargli le manette, le chiavi sono sulla mia scrivania. Buono sapersi. Quale scrivania è questa? Questa. Ehi. Ok, quello glielo posso mettere addosso sulla sua scrivania. Sulla sua, che non è questa, quindi. Non è questa. No, 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 no. La sua scrivania. Una scrivania senza proprietario. Aspetta, è là. Qua. Questa. Ma questa?
Ma no, non è vero. Un'altra scrivania. Quella là in fondo. Vai. No. Qui. No. Eccola. Grazie. Poi c'era il discorso telecamera. Paura, un fico. Telecamera. Da dove si disattiva la telecamera? Speriamo che quello abbia la pipì lunga. Cos'è quella là? Ah, il mio ufficio, no, ma perché sono tornato qui? Non è che da qua riesco a spegnere qualcosa? No, e poi no. Ma perché sono tornato qua? Mannaggia. Allora, da dove si potrebbero spegnere le telecamere? Diamo un'occhiata. Da qui no, da lì secondo me non serve più, probabilmente non serve più. Aspetta, questo ho il controllo, c'ha tanti monitor qua, vediamo. Po. Qui no. Ma dai. Lì no, l'unico con tutte le telecamere era lì, quindi io credo che non si possa proprio. Puoi camminare dritto? E da qua dove si va? No, nel bagno. Va bene, allora vai. Vai, qua non si apre? No. Andiamo. Telecamera no, agiamo. Allora un attimo, dov'è sta telecamera? Fatto, è libero. Ma quel telo glielo devo mettere addosso o addosso una telecamera? Ah, ecco. Allora, cioè dimmi te cosa serve. Niente, dai, allora glielo metto addosso. Probabilmente la telecamera l'abbiamo spenta prima noi. Siamo stati preventivi. Si metta. Sono in pausa. Se fa in fretta, dovrebbe poter uscire senza problemi. Tiri dritto fino all'uscita. Non si fermi, non parli, non pensi. Cammini e basta. Oh, signore. Non so cosa dire. Ciao. Mi dica solo che salverà suo figlio. Spero di non pentirmene. Sì, la telecamera l'avevamo spenta prima. Meno di un'ora fa, la polizia ha reso nota l'identità dell'uomo ritenuto l'assassino dell'origami. Ethan Mars, padre del bambino rapito Sean Mars, è a piede libero e va considerato armato e molto pericoloso. La caccia all'uomo è in corso e le forze dell'ordine sperano di poter presto annunciare la cattura di questo criminale. Ho portato del cibo. Non sapendo i tuoi gusti, ho preso un po' di tutto. Spero che vada bene. Allora, intanto chiediamo se l'hanno seguita. Mi hai seguito? Ah, no, se mi hanno seguito. Volevo capire. Parlano di te in tutti i notiziari.
Ogni poliziotto del paese ti dà la caccia. Dicono che sei l'assassino dell'origami. Ma è vero? Sei tu l'assassino, Ethan? Confidare. Io a volte ho questi blackout. Momenti in cui non so quello che faccio. Come se fossi un'altra persona. E dopo l'unica cosa che ricordo sono i corpi. I corpi nell'acqua. E tutto questo sangue, Ethan. Perché eri in quell'appartamento? Credo che l'altro me stia mettendo alla prova il mio amore per Sean. Vuole sapere se amo mio figlio abbastanza da salvarlo. Significa che una parte di me sa dove si trova Sean. Ma l'unico modo per trovarlo è superare queste prove. Perché non dici queste cose alla polizia? E che dovrei dire? Che sono uno schizzato che annega le sue vittime e ha rapito il suo stesso figlio? Mi arresterebbero mentre io devo essere libero per salvare Sean. Non ho scelta. Solo io posso trovarlo. Quando Sean sarà salvo, mi costituirò, ma non prima di allora. Non puoi andare avanti così. Ti stai distruggendo, Ethan. Trovare Sean è l'unica cosa che conta. Deve esserci un altro modo. Tu non capisci. Il tempo sta per scadere. Sean morirà tra poche ore. Io non ho altra scelta. Ti prego, Madison. Vattene. Dimentica quanto è successo. Non c'è più nulla che tu possa fare per me. Se vuoi aiutarmi, vattene. Devo farlo da solo. Ma ci dobbiamo veramente credere che sia lui? Cosa stava facendo? Ehi, fammi rivedere quello che stavi facendo. Ah, vuoi guardare dalla finestra? Piove. Cosa ti aspettavi? Scatolina delle mie brame. Sei pronto a uccidere per salvare tuo figlio? Invia una foto, devo ammazzare una persona. Ok, allora,
È un'orettina che andiamo avanti. Direi che siamo andati avanti tanto. Interrompiamo qui, continueremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, grazie per averci scelto. Alla prossima.